Il seguente video riguarda la presentazione di un foglio di calcolo Excel collegato dinamicamente con un documento di testo Word per la verifica di punti di sollevamento secondo questa normativa, ovvero la Germanischer Lloyd, utilizzata in campo navale. Questo metodo di calcolo dei punti di sollevamento ad occhio e utilizza il metodo delle tensioni ammissibili e prevede l'utilizzo di grilli il cui perno abbia un diametro almeno che sia almeno il 95% del diametro del foro. Inoltre si prevede la possibilità anche di carichi trasversali al punto di sollevamento e la possibilità, quindi il metodo di calcolo contempla anche la possibilità di verifica in caso di costolature di rinforzo laterale. Una volta effettuata nel foglio di calcolo Excel la verifica del punto di sollevamento ad occhio, è possibile quindi passare al documento Word e quindi aggiornando tutti i campi relativi appunto ai valori dei calcoli, avere quindi un allegato per una relazione di calcolo oppure copiare e incollare le parti che interessano nella propria relazione di calcolo e quindi potendo conseguentemente modificare stili di testo, colori, eccetera. Iniziamo a vedere qual è il flusso di lavoro con questa tipologia appunto di fogli dinamici collegati ai fogli di calcolo, supponendo ad esempio di dover sollevare un carico, o meglio, cioè un punto di presa, che poi potranno essere 2, 4, 6, comunque ciascun punto di presa completa un carico verticale, quindi FZ, di 4.500 kg. Ciò significa che in newton la forza FZ sarà pari a 44.145 newton. Supponendo di avere un'inclinazione dei tiri delle catene pari a 45 gradi, la forza FX, la forza orizzontale, quindi il tiro orizzontale, sarà uguale al tiro verticale e quindi uguale ad FZ. Quindi la risultante di queste due, ovvero la forza che la normativa indica con PS, sarà circa uguale a 6.400 kg. Ciò significa che la portata del grillo dovrà essere maggiore o uguale di 6.400 kg. Andando a vedere in un catalogo di grill, ad esempio grill ad alta resistenza, possiamo quindi ad esempio scegliere questo grillo qua, portata 7.000 kg, diametro del perno di pari a 22 mm e distanza C pari a 31 mm. Quindi lo spessore del nostro punto di sollevamento dovrà essere ovviamente inferiore a 31 mm e il foro dovrà essere maggiorato, ma tale da fare in modo che il diametro del perno non sia inferiore al 95% del diametro del foro. Quindi possiamo iniziare ponendo il diametro del foro. Il diametro del foro, che qua è indicato con D, potrebbe essere ad esempio 23 mm. Infatti il 95% di 23 è pari a 21,85, quindi inferiore al diametro del perno. Quindi possiamo dire che il diametro del perno è maggiore del 95% del diametro del foro. Diametro del foro che indicheremo con la lettera D minuscola.
Inoltre si supponga di non avere forze trasversali e di non voler disporre di costolature, quindi le costolature di rinforzo non ci saranno. Allora, possiamo partire ad esempio anche stabilendo il diametro delle corone di rinforzo e partendo da degli spessori. Ad esempio, facciamo un primo tentativo con uno spessore T di 10 mm, uno spessore T1 di 5 mm. Quindi in questo caso avremo un 20 mm totale. Inoltre, poniamo H ad esempio 60 mm. Ovvero la distanza fra la base e l'asse dei fori. Possiamo provare ad esempio con un L di 140 mm e vedere appunto se la verifica risulta essere soddisfatta. Questa dimensione qua non comporta nessuna variazione nella verifica del punto di presa, in quanto tutto si basa sulla verifica della sezione AA e BB, che praticamente sono queste qua, e della sezione CC, che è la sezione alla base del punto di sollevamento. Andando quindi nel foglio Excel, iniziamo a mettere i dati, ovvero forza FX 44.145, forza FY che è 0 e forza FZ uguale a 44.145. Allora, da tener conto che comunque la normativa impone una forza trasversale almeno di, in questo caso, di 3.132 N, che è il 5% della risultante di FX-FZ. Inoltre, il diametro del nostro perno, del foro di piccolo sarà di 23 mm. Quindi il diametro D deve essere maggiore o uguale di 1,6 volte il raggio esterno. Quindi ponendo ad esempio un raggio R di 35, il foro D dovrà essere almeno di 56 mm. mm già non soddisfa a questa condizione, quindi lasciamo 56 mm. Abbiamo detto di provare con uno spessore di 10 mm, spessore di questa piastra, e 5 mm per le corone di rinforzo. Inoltre la lunghezza sia 140 mm, spessori B3 e T3 ovviamente sono nulli, in quanto non abbiamo costole di rinforzo. Proviamo ad esempio con un acciaio S2E75, JR, quindi snervamento 2,75. Questi sono i coefficienti di sicurezza imposti dalle normative, Consequence Factor, e la normativa lo stabilisce pari a 1,35 nel caso appunto dei pad ice, dei punti di sollevamento ad hoc. In questo caso risulterebbe che la sezione AA, ovvero quella trasversale che viene verificata a taglio, se in base alla forza PS è verificata, mentre la sezione BB, dove c'è sia taglio che flessione, non risulta essere verificata, mentre la sezione CC risulta essere verificata. Quindi il problema della verifica è quella della sezione BB, ovvero nel caso della sezione BB, in uno di questi due punti, questa qua è la sezione BB, andiamo, quindi viene superata la tensione ammissibile. A questo punto si potrebbe pensare di aumentare lo spessore della lama principale e quindi lo spessore T riportarlo a 12. Ancora non siamo dentro, quindi potremmo anche pensare ad esempio di cambiare l'acciaio, quindi andare a un 3,55. In questo caso le verifiche sono tutte abbondantemente soddisfatte. Quindi potremmo anche riportare a 10 e vedere che anche in questo caso le verifiche risultano essere tutte soddisfatte. Quindi nel nostro caso andremo ad utilizzare un acciaio
S3,55 JR. Ovviamente nel caso in cui questo sia compatibile con i pezzi da saldare, il pezzo da sollevare, quindi al quale va saldato il punto di sollevamento, eccetera. Altrimenti bisogna incrementare lo spessore T o gli spessori T1 delle corone di rinforzo, in quanto la verifica non soddisfatta è quella della sezione BB. Fatto questo, si va sul foglio, sul documento di testo, si va su modifica, si seleziona tutto, si preme il tasto F9, si aggiornano tutti i campi. E quindi in automatico abbiamo l'allegato a una relazione di calcolo che contempla appunto la verifica dei punti di sollevamento secondo la normativa Germanischer Lloyd. Questa normativa è abbastanza conservativa, soprattutto perché utilizza dei coefficienti di sicurezza in due fasi, cioè sia per le tensioni, quindi va a ridurre sia la tensione ammissibile, ad esempio tensione equivalente ammissibile c'è un coefficiente di 1,25 per le tensioni a taglio, quindi tangenziali c'è un coefficiente di 2,16, per quelle normali date da flessione o compressione è pari a 1,45. Però in più aggiunge un coefficiente di 1,35 che va a moltiplicare la tensione calcolata. Ad esempio, la sigma equivalente va moltiplicata ancora per 1,35. Mentre allo stesso modo le sigma normali dovute a sforzo normale e flessione nei vari punti. Fatto questo, è possibile, salvando con nome, oppure volendolo stampare come allegato, ad esempio cliccando due volte sull'intestazione, uno può inserire l'immagine del logo, quindi inserire la descrizione, quindi verifica punto, eccetera, eccetera, poi compilato da chi, la data, la revisione e così via. Prima di far questo conviene salvare con nome, quindi salvare con nome, ad esempio dare un nome allegato 1 e interrompere tutti i collegamenti, quindi andare su modifica, collegamenti, selezionare, quindi andando in fondo e tenendo premuto Mouse, selezionando l'ultimo collegamento, dando interrompi collegamento, quindi il documento Word adesso non ha più collegamenti con il foglio di calcolo e quindi il foglio di calcolo è pronto per un'ulteriore verifica, un ulteriore progetto, mentre il documento Word può essere stampato come allegato oppure, come dicevo in precedenza, le varie parti possono essere copiate e incollate nella relazione.